Nel luglio del 1995, a Srebrenica è avvenuto un genocidio. Più di 8.000 uomini civili musulmani furono uccisi e dispersi in fosse comuni dall'esercito serbo, nonostante la presenza delle forze di protezione dell'ONU. Ancora oggi, molte di queste persone non sono ancora state trovate. E molti responsabili politici e militari di tutto ciò sono ancora rimasti impuniti. Si chiama pulizia etnica. Ed è impensabile che questo sia accaduto solo 18 anni fa, in un paese così vicino a noi. A Potoçari incontriamo Hatice. Nel genocidio ha perso il marito e due figli. E ci racconta la sua storia iniziando con questa frase: i giovani sono il futuro del mondo. Ovo su ovdje je moje svo bogatstvo što ima. Ovo je moj mali sin Alomir, koji je 77. godište. Ovo je moj stari sin Azmir. Verità e giustizia sono le parole che più volte ripete nel suo doloroso racconto. Senza verità non ci sarà la possibilità di scegliere fra il bene e il male. Se la giustizia verrà fatta, si riuscirà a vivere più serenamente, anche se perdonare è molto difficile. Ova sva brda kad pogledate, kad mi dali sve da budu blago ova brda, i da mi dadu čitavim svijetom da vladam i kad bi rekli zaboravi ono što si imala. Ja opet zamola, ako može je makar jedno moje dijete. Seguiamo Hatice in silenzio, fra le tombe del memoriale, sostando vicino a quelle delle recenti sepolture dello scorso 11 luglio. Sotto ognuno di quei tumuli, una storia analoga a quella di Hatice. Anche noi, come loro allora, continuiamo a chiederci: ma com'è potuto accadere? Questa è la domanda che dobbiamo sempre farci e mai smettere di cercare una risposta. Hatice ha commosso i nostri cuori. Le testimonianze sono le più facili da recepire, ma le più difficili da digerire. Lei ha trovato sempre la forza di combattere contro tutti quelli che hanno tentato di impedirle di ricordare e di celebrare i suoi cari nel luogo in cui vennero uccisi. La sua rabbia e la sua indignazione l'hanno spinta a forzare catene, rifiutare denunce e rappresentare il comitato delle madri della strage di Srebrenica. Il perdono è ciò che per lei non può essere semplicemente regalato a coloro che hanno permesso questo genocidio, senza che venga fatta giustizia, affinché nessuna madre mai più debba provare un tale dolore.